iterazione delle variabili. Allora, le variabili possono avere, come sempre, un bellissimo nome. Non so, per esempio, possiamo fare base e altezza. Poi la seconda cosa che una variabile deve avere è il tipo, che qui ne abbiamo solamente due, momentaneamente noi utilizzeremo solamente due tipi di dati, in realtà, che sono DB e DW. DB sta per dato di tipo byte, DW sta per dato di tipo word. Per word si intende un dato a 16 bit, per byte si intende un dato a 8 bit, quindi un byte, questo è il DB, mentre invece il DW equivale a 2 byte. Quindi un byte io posso metterci 255 come numero, per esempio. In un DWord posso andare a mettere 65.535, che sono i numeri massimi che posso andare a mettere. Adesso metterò due numeri a caso, per fare una prova. 12 lo mettiamo di qua e, non so, 10 lo mettiamo di qua. Ho scelto due numeri a caso, ma in realtà ci serviranno per vedere una cosa. Andiamo a vedere che cosa. Andiamo a vedere come si fa a vedere, quando io eseguo il programma, il contenuto delle variabili. Adesso questo programma chiaramente non fa nulla relativamente alle variabili, ma noi andiamo lo stesso a ispezionare queste variabili. Ora, si fa emulate per far girare il nostro programma, quindi lui, diciamo che fa una sorta di compilazione. Se tutto va come deve andare, riapre poi queste finestre. In questa si può vedere il codice sorgente, che è identico a quello che voi avete scritto nel vostro file, e invece di qui noi abbiamo praticamente proprio l'emulatore. Ora, prima ancora di entrare in merito di tutto quello che vedete qui dentro, andiamo a vedere come si fa a capire queste due variabili quanto valgono. Ci sono due modalità, una la vediamo in questo video e una la vedremo in un video seguente. Sono video molto piccoli, giusto per aiutarvi a comprendere meglio le cose. View, quindi da questo menu si fa View e si va su Variables. Qui si apre questa finestrella in cui, come vedete, abbiamo le variabili che abbiamo dichiarato. Come vedete qua è in esadecimale perché qui c'è scritto show as x. Io posso decidere di vederla per esempio in unsigned e lui mi dà il valore in decimale. Posso mettere unsigned anche l'altra, così da avere questa visione della cosa. Word o byte mi cambia semplicemente, in questo caso niente perché sono numeri che stanno comunque su un byte, altrimenti io vedrei i 2 byte piuttosto che un byte solo. E events impareremo ad utilizzarlo più avanti quando faremo i vettori. Edit mi permette di fare questo lavoro. Tipo 14, ho cambiato, cioè ho trasformato praticamente il valore. Ora, detto questo, abbiamo capito il modo più facile per vedere il contenuto di una variabile. L'altra modalità è un pochino più complessa, per cui richiede un video solo ed esclusivamente per poter capire questa cosa.